Ciao a tutti, ebbene sì, avete letto bene dal titolo, sono tornata con un video haul di AliExpress. In questi giorni mi sono arrivati dei pacchettini, ma veramente è passato tantissimo tempo da quando l'avevo ordinati. Qualcuno l'avevo ordinato prima del periodo della quarantena, altri un po' più recenti e finalmente mi sono arrivati. Cioè, praticamente mi è arrivato tutto tranne il supporto per il telefono che sto aspettando. Allora, mi sono arrivati un mix di cose. Allora, vi mostro subito il paper tape che avevo ordinato tantissimo tempo fa, che è arrivato ora. È praticamente questo qui, sulla base del rosa, appunto, con questi soli disegnati o lampadine. A me, onestamente, sembrano dei soli. Comunque, fatto così, sulla base di questo rosa chiaro, con il sole che si alterna, uno giallo e uno bianco. Fatto così, spero che si riesce a vedere. Eccolo qua. Fatto così. Poi, di cose di cartopazia, solamente col washi. Poi mi sono arrivate due matite per le sopracciglia, queste qui, che ordino spesso, che mi ci trovo sempre veramente molto molto bene. La marca è questa qui e la vendono diversi venditori. È carino anche il pack perché è tutto rosa con i pois bianchi, mi piace veramente tanto, fatta così. Eccola qua. E ho preso il numero 05, che appunto, se non ricordo male, è tipo marrone scuro, appunto la colorazione che utilizzo sempre e mi trovo veramente bene. Infatti anche qua ne vedete una, poi dopo ne ho altre di scorta e poi anche questa qui. Queste qua ne ho volute prendere due perché mi ci trovo bene, quindi le prendo sempre. Poi, sempre qualcosa inerente per le sopracciglia, ho voluto provare questa matita che è uscita da poco, insomma, questo genere per le sopracciglia. La marca è questa qui, Lula, non so se si pronuncia così. La colorazione è questa, numero 02. È arrivata all'interno della sua scatolina che io naturalmente ho buttato via. Praticamente ha il pennellino, le setole, ora non saprei come si chiamano, comunque fatte così, che vanno appunto a definire pelo per pelo, cioè praticamente l'effetto che fanno è questo. Si sta lì e si va a fare pelo per pelo, ora non capisco perché, ecco, non prende. Comunque questo è il risultato che dovrebbe avere, va praticamente a definire pelo per pelo. Chi magari, ecco, ha qualche buchino, qualche spazio, ecco, dove il pelo non ricresce, questa è ideale. L'ho già provata e tutto sommato non mi sono trovata poi così male. Devo un attimo imparare, ecco, ad applicarla bene. Comunque, fatta bene, fatta così. È anche molto elegante come matita, quindi ci sta. Questa mi sembra di averla pagata intorno ai 2-3 euro, se non ricordo male. Poi mi sono arrivate due cose di bigiotteria. Come sapete, io amo la bigiotteria. Prendo anche tantissime cose placate in argento, acciaio, comunque cose che non si rovinano con il tempo. Avevo ordinato, ma veramente tantissimo tempo fa, questo anellino, infatti lo davo per disperso per 68 centesimi. È una misura 8. Praticamente è questo qua, molto semplice, color oro. Eccolo. Due praticamente qui ha incastonato, incastrato questo brillantino che, se me lo riesce a mettere a fuoco, sarei molto molto felice. Eccolo qua, spero che un po' si vede. È una sorta di fedina oro con questo brillantino qua e mi va bene. Comunque la misura 8, eccola qua, si mette a fuoco, grazie. È bello luminoso, alla fine quel piccolo dettaglio del brillantino si vede come. Vediamo qua. Eccolo, fatto così.
Scusate, non ho lo smalto, devo rifarmi il semipermanente. Comunque questo per 68 centesimi. Vediamo adesso quanto mi durerà, se è fatto bene o no. All'interno non c'è scritto niente. Oh, sì, c'è scritto, aspettate. C'è scritto una piccola sigla, piccolissima, ma non riesco a leggere se è placato comunque, se non si rovina, ecco, con il tempo. Comunque fatto così, molto semplice, niente di che. E infine ho ordinato una collanina che mi è arrivata all'interno di questo sacchettino con gli omaggi. Niente, non mi hanno messo i venditori nessun tipo di omaggio. Allora, la tiro fuori, che faccio prima. Allora, mi piace tantissimo il cornetto, infatti come avevo già mostrato in precedenti video, mi ero autoregalata il cornetto da attaccare in un braccialetto, per, diciamo, mi ero fatta un autoregalo da Marlowe, ho comprato questo cornetto. Ecco, mentre giustamente registro video il cane abbaia. Comunque, ho ordinato questa collanina qua, che ha questo cornetto, fatto così, aspettate, si mette a fuoco, grazie. Eccolo qua. È veramente piccolo, me lo aspettavo forse leggermente più grande. Invece di avere il cornetto direttamente attaccato alla catenella, fatto così, ha questa parte qua. Spero che si riesca a vedere un minimo. Fatto così, ed eccolo qua. Non è lunghissima come collana, diciamo che rimane abbastanza comunque a girocollo. L'unica cosa che non mi è piaciuta più di tanto è la lacciatura, perché comunque ha la lacciatura così a cerchio. Eccola qua. E poi va agganciata proprio in questa piccola piastra, non so se si riesce a vedere. Eccola, fatta così. Quindi ecco, diciamo che se la devo mettere da sola, un attimo potrei fare difficoltà, però poi dopo basta prenderci mano e via. Ma di solito mi piacciono le, ecco, adesso faccio fatica. Di solito mi piacciono più le lacciature, quelle un po' più grandicelle rispetto a queste veramente piccole, piccole, piccole. E questa qua c'è scritto nella piastrina che è placata in argento. Si mette a fuoco, grazie. Si intravede il 9,25. E anche questa mi sembra di averla pagata veramente pochissimo, neanche a 1 euro. Infatti ho detto, boh, placata in argento al costo così basso, vedremo insomma se veramente non si rovina con il tempo. Comunque, eccola qua. E niente, questi sono tutti i miei acquisti che mi sono arrivati da AliExpress. Per adesso sono finiti, ne sto aspettando solo uno. Adesso ordinerò altre cose che ho messo nel carrello che mi interessavano. E niente, questi sono i miei acquisti che mi sono arrivati da AliExpress. Se riesco che trovi il link ve li lascio, ma alcune cose me l'avevano tipo già rimborsate, perché questo tipo l'avevo ordinato a febbraio, me l'ero fatto rimborsare, poi è arrivato. Vabbè. Vedrò come fare per annullare appunto rimborso, cose così. E niente, che altro dire, questi sono i miei acquisti che mi sono arrivati da AliExpress. Se il video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciarmi un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale qua giù in basso dove c'è scritto iscriviti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, attivate la campanellina così che vi arriva la notifica di quando pubblicherò il mio prossimo video. Grazie ai nuovi iscritti, un bacione grande grande, ciao ciao al prossimo video, ciao!